Straordinario terzo posto del bassanese Eyob Faniel alla maratona di New York l'ha riportato in Italia sul podio dopo 24 anni. La vittoria è andata al keniano Albert Korir, imponendosi in solitaria al Central Park dopo aver piazzato l'attacco risolutore nei pressi del 35esimo chilometro. Nella più classica delle maratona, Eyob Faniel ha regalato grandissime emozioni, rendendosi protagonista di una gara che rimarrà nella storia. Il primatista italiano si è staccato nelle battute iniziali, ma poi ha avuto la personalità per rientrare attorno al 15esimo chilometro attaccato a sprombattuto. Il ritmo del 28enne, reduce dal deludente 20esimo posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato indiavolato e soltanto l'inatteso marocchino Mohamed Red Alarabi, undicesimo ai giochi, ma non tra i più accreditati della vigilia, è riuscito a tenere il suo passo. L'azzurro, che si era presentato all'appuntamento dopo un doppio periodo di lavoro in altura tra la sua città natale Asmara in Eritrea, ha fatto sperare nel colpaccio. I due attaccanti sono andati via di comune accordo e hanno guadagnato un vantaggio massimo di 51 secondi sul resto del gruppo che dietro si sgretolava progressivamente. L'italiano è stato semplicemente superlativo per larghi tratti, sperava di poter far sventolare il tricolore a Central Park a 25 anni di distanza dal sigillo di Giacomo Leone.